Ciao a tutti, per realizzare la mia maglia Afrodite ho utilizzato 3 gomitoli di cotone marrone, 3 gomitoli di cotone nocciola, 2 gomitoli di cotone rosa e 2 gomitoli di cotone panna. Questo è un cotone Catania, un cotone 100% che ha 125 metri in 50 grammi. Si lavora con l'uncinetto del 3-3,5, ma io per lavorare il corpetto ho utilizzato il 4 per una lavorazione più morbida. Poi ho utilizzato anche il numero 3,5 per realizzare le bretelline, infatti ho entrambi gli uncinetti qua, quindi il 4 per il corpetto e il 3,5 per le bretelline. Poi mi sono serviti una gota lana per mettere dentro i fili di lavorazione, un ago normale per cucire bottoncini, un paio di forbici e i suddetti bottoncini che vi dicevo che devono essere 4 uguali. La dimensione e il colore lo scegliete voi, ma devono essere comunque piuttosto sostenuti perché devono sostenere appunto il peso delle bretelline. Direi che possiamo decisamente partire e io mi auguro che vi divertiate a realizzare questo progetto tanto quanto mi sono divertita io e buon lavoro e buon divertimento. Per realizzare questo particolarissimo top, io ho utilizzato l'uncinetto numero 4 e i filati dei colori che avete visto. Adesso io realizzerò delle mattonelle esagonali, 1, 2, 3, 4 e 5, alternando i 6, 6, scusate, alternando i 4 colori che abbiamo visto nella presentazione. Allora, 1, 2 e 3, quindi io ho fatto 6 catenelle e le ho unite a cerchio. A questo punto faccio 3 catenelle e poi all'interno del cerchio faccio 11 maglie alte. Lo abbiamo già visto questo perché l'ho usato anche per la tunica Bodrum, solo che qua è una variante molto diversa. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Conto 12 perché io ho contato anche le 3 catenelle iniziali. All'interno ci devono essere 2, 4, 6, 8, 10, 12 maglie. Quindi adesso a questo punto io chiudo a cerchio con una maglia bassissima nella terza catenella di avvio. Chiudo a cerchio, dopodiché entro nello spazio tra le due maglie alte successive e faccio una maglia bassissima e poi 1, 2 e 3 catenelle. Faccio che sostituiscono la prima maglia alta, faccio un'altra maglia alta. E ho due maglie alte nello spazio tra le due maglie alte del giro sottostante. Senza fare nessuna catenella di separazione, proseguo e faccio due maglie alte nello spazio successivo. E così fino alla fine del giro. Quindi, due maglie alte nello stesso spazio, due maglie alte nello stesso spazio tra le due maglie alte del giro sottostante. Adesso mi fermo e vi faccio vedere come viene. Vedete? Quindi si creano queste aperture all'interno delle quali io ho i miei gruppi di due maglie alte. Vado ancora avanti fino alla fine. Questo è un giro abbastanza veloce, lo facciamo insieme, poi magari gli altri sospendiamo, io proseguo e poi ci rivediamo alla fine. Allora, questo io vado avanti fino all'ultimo. Faccio sempre due gruppi di due maglie alte all'interno dello spazio tra le due maglie alte del giro sottostante, vado avanti fino a finire il giro e ci siamo quasi. Senza staccare il filo, poi farò il terzo giro sempre con questo colore. I colori da alternare sono 4, quindi i giri sono 12, quindi 3x4, 12. Allora, siamo arrivati alla fine. Cosa faccio? Mi congiungo anche qua alla terza catenella di avvio con una maglia bassissima, cammino con un'altra maglia bassissima nella maglia seguente e poi entro con una maglia bassissima nello spazio che c'è tra i due gruppi di maglie alte. Qua faccio 3 catenelle e in questo spazio faccio 3 maglie alte. Quindi la prima maglia alta è sostituita con le 3 catenelle, ne faccio altre due. Senza fare catenelle di separazione vado avanti e nello spazio successivo lavoro 3 maglie alte. Ecco qua. E così ho le 3 maglie alte, vedete? Quindi nello spazio tra i due gruppi
tre gruppi di 2 maglie alte del giro sottostante, io vado a fare 3 maglie alte, così faccio i miei aumenti per mantenere il cerchio, diciamo, senza svirgolamenti e senza restrizioni di sorta. Allora, io direi che forse riesco ad andare avanti fino alla fine velocemente, così poi vi faccio vedere il cambio colore e poi proseguiremo con i giri successivi fino al quinto giro, esattamente come l'esagono che ho fatto per la tunica di Bodrum. Dopodiché bisognerà fare delle modifiche perché questa forma non si mantiene se l'esagono diventa troppo grande. E appunto, come vi dicevo, lì sono 5 giri, qua sono 12, quindi diciamo che la differenza è abbastanza sostanziale. Allora, vedete come prosegue il lavoro? Sempre molto dritto, preciso. 3, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3. 1, 2 e 3 e siamo arrivati alla fine. Quindi a questo punto io cosa faccio? Mi ricongiungo sempre alla terza catenella di avvio, faccio una maglia bassissima, però a questo punto cammino con 2 maglie bassissime fino con 3 maglie bassissime fino allo spazio tra le 3 maglie alte, tra le prime 3 e le seconde 3 maglie alte, taglio il filo e prendo il rosa, che dovrebbe essere qua, eccolo qua, adesso tiriamo fuori il capo del rosa, ma lo prendiamo da fuori, più semplice. Allora, per unire il colore nuovo io faccio il mio solito cappietto, chiudo, dopodiché entro in uno spazio qualsiasi. Di solito io entro proprio in quello immediatamente antecedente, quello del cambio colore del giro precedente. Allora, ho fatto una maglia bassa e 2 catenelle. Quindi la prima maglia bassa sostituisce la prima catenella e poi ho fatto altre 2 catenelle per arrivare alla mia sostituzione della maglia alta. All'interno dello stesso spazio faccio altre 2 maglie alte, però stavolta per diciamo gestire l'aumento, cosa faccio? Faccio una catenella di separazione, una catenella di separazione, poi prendo il filo che ho fatto arrivare nello spazio e lo lavoro all'interno delle mie maglie alte, così diciamo in un certo senso già inizio a fissarlo. Io poi lo lascio, magari poi gli do altri 2 puntini con l'ago, però intanto lo lavoro così. Quindi catenella, catenella e 3 maglie alte nello spazio successivo. 1, 2 e 3. Adesso io ne faccio un'altra, dopodiché proseguo autonomamente e ci vediamo alla fine del giro. 2 e 3. Adesso vi faccio vedere il risultato, è quello che vedete. Quindi abbiamo gruppi di 3 maglie alte tra i gruppi di 3 maglie alte del giro sottostante, ma in questo caso intervallate da una catenella. Ci vediamo alla fine del giro. Eccomi, arrivata alla fine del giro. Allora, io adesso per unirmi alla maglia successiva faccio una maglia bassa. Perché? Perché così già mi ritrovo all'interno nel centro dell'archetto. Faccio 1, 2 e 3 catenelle e riparto con una e 2, quindi 3 catenelle e una maglia alta, catenella di separazione, vado nello spazio successivo e faccio 3 maglie alte. Aspettate che sciolgo un pochino di filo. Poi catenella di separazione. Nello spazio successivo faccio 2 maglie alte, così come ho fatto all'inizio, e vedrete adesso questo è il mezzo angolo,
due catenelle di separazione e due maglie alte. Ancora una maglia alta, una catenella, voglio dire, 3 maglie alte, 2 e 3, una catenella, arriviamo all'altro angolo e facciamo una e due maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Vediamo l'ultimo insieme e poi ci vediamo alla fine del giro. Catenella di separazione, una, due, e 3 maglie alte, catenella di separazione, angolo, una e 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Adesso vi faccio vedere il risultato. E così, come vedete, è evidentissima la forma esagonale che sta prendendo. Quindi, dove ci sono gli angoli, io avrò la definizione della mia forma esagonale. Io adesso arrivo alla fine del giro, poi vi faccio vedere il successivo. Sono arrivata alla fine del giro, ma in realtà vi avevo detto che fino al quinto giro era uguale all'altro, ma non è vero, nel senso che in questo caso, anziché fare 3 e 3, quindi gruppi di 3 maglie alte all'interno dell'angolo, quindi 3 maglie alte e 2 catenelle, ne ho fatti 2 perché devo contenere l'allargamento, visto e considerato che poi nei giri successivi è possibile, cioè essendo così ampio il lavoro, potrebbe svirgolare. In questo caso, invece, io facendo meno punti contengo un po' l'allargamento. Allora, adesso iniziamo il giro successivo. Il giro successivo lo iniziamo sempre con una maglia bassa e 2 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e poi una maglia alta. Adesso vedrete qual è la differenza rispetto al giro sottostante. In tutti gli spazi di una catenella andiamo a lavorare le 3 maglie alte, 3 maglie alte, e sempre nell'ottica del contenimento dell'allargamento del pezzo, quando andiamo a fare l'angolo facciamo 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte, quindi l'aumento qui diciamo che viene bilanciato con la diminuzione di una catenella all'interno dell'angolo, poi sempre una catenella e vado avanti fino all'altro angolo. Arriviamo all'altro angolo, poi proseguo e dopodiché alla fine di questo giro ci sarà il cambio colore. Allora faccio una maglia alta, nell'angolo faccio 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte, poi faccio ancora una catenella, 3 maglie alte. Vabbè, a questo punto direi che proseguo in autonomia. Ci vediamo alla fine del giro. Questo è come viene il risultato di come viene il giro successivo. Ho finito il giro con il rosa e adesso iniziamo con il panna. Sfiliamo un pochino. Allora, facciamo il solito cappietto. Stringiamo. Parto sempre da qui, dove faccio una, due e tre. Ma in realtà qua faccio soltanto una maglia alta, una sola maglia alta, e proseguo. Faccio 1, 2 e 3. Quindi penso di non aver avuto una buona idea iniziare qua. Mi sposto, inizio da un'altra parte, perché qua non riesco a fermare il filo nella lavorazione, quindi partirei da qua. Faccio una maglia bassa, una e 2 catenelle, poi fermo il filo nella lavorazione, faccio una e 2 maglie alte. Poi, sempre spostandomi con una catenella, vado qui e faccio una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta.
Poi catenella di separazione, vado nello spazio successivo e faccio 3 maglie alte, 2 e 3 maglie alte. Poi una catenella di separazione, spazio successivo, 1, 2 e 3 maglie alte. Catenella di separazione, spazio successivo, ancora 3 maglie alte, 2 e 3 maglie alte. Poi andiamo all'angolo, facciamo una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta. Abbiamo diminuito ancora di 1. Catenella di separazione, 3 maglie alte e così via fino alla fine del giro. Quindi in ogni spazio della catenella sottostante facciamo gruppi di 3 maglie alte, come la lavorazione granny tradizionale. Facciamo 3 maglie alte. Catenella, 3 maglie alte, nell'angolo facciamo una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta. E così arriviamo alla fine del giro. Facciamo l'ultimo angolo insieme, maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta e poi fino alla fine del giro. Ci vediamo all'inizio del giro successivo. Il giro successivo è praticamente una replica esatta, se non fosse per un piccolo particolare che adesso vediamo, di quello precedente. Quindi in ogni spazio tra le 3 maglie alte, quindi delle catenelle, facciamo 3 maglie alte, 2 e 3. Nell'angolino invece facciamo una maglia alta, una catenella e una maglia alta, ma non ci sono altre differenze, questa è l'unica. Quindi proseguiamo facendo esattamente come abbiamo fatto nel giro precedente. Io adesso ne faccio un pochino fino all'altro angolo, così vi faccio vedere l'effetto bellissimo che sta venendo fuori. Poi questo accoppiamento di colori piace veramente tantissimo, quindi siccome mi piace tanto faccio vedere l'accostamento e i contrasti che vengono fuori. Sembra davvero un gelato panna fragola al cioccolato. Fantastico. 1, una catenella, una maglia alta. Ecco qua. Questo è l'esagono. Vedete? Non svirgola, ha una forma regolare e possiamo proseguire e ingrandirlo ancora perché ci mancano ancora 4 giri per finire. Ci vediamo al prossimo giro dove ci sarà una differenza sostanziale. Ecco qua il nostro esagono che diventa sempre più grande, dovrà diventare ancora un bel po' grande. E allora per farlo crescere senza deformarlo facciamo adesso una modifica sostanziale che vi dicevo. Quindi io parto con le mie 3 maglie alte, ma per spostarmi nello spazio successivo non faccio nessuna catenella. Quindi faccio 3 maglie alte, nello spazio successivo 3 maglie alte, poi ancora 3 maglie alte. Per andare al centro, quindi nell'angolo, una catenella, senza catenelle, una maglia alta, una catenella, una maglia alta. Poi ancora mi sposto senza catenelle, 2 e 3. Mi sposto sempre senza catenelle, 2 e 3. Mi sposto sempre senza catenelle, 1, 2 e 3. Mi sposto sempre senza catenelle, 1, 2 e 3. E ancora, senza catenelle, 1, 2 e 3. E ancora senza catenelle, entro dentro l'angolo e qui però una catenella la faccio, faccio una maglia alta, una catenella e una maglia alta e proseguo. Così fino alla fine del giro. Alla fine di questo giro cambierò colore per l'ultima volta, dopodiché torneremo al marrone scuro per fare le rifiniture. Vedete come sta diventando grande? Cosa dobbiamo fare con questa? E adesso lo vedete. Adesso vedrete che ci servono 4 di questi esagoni. Intanto faccio questo. Allora, anche qua mi posiziono in un punto qualsiasi facendo il mio cappietto. Questo giro
è sostanzialmente identico al precedente, se non per un piccolo particolare che adesso vedrete sempre nell'angolo, ovviamente. 2. Quindi lo facciamo subito, così ci togliamo la curiosità. Facciamo 1, 2 e 3. Abbiamo sempre 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, e poi nell'angolo abbiamo soltanto un punto alto e basta. Riuscite a vedere? Quindi abbiamo le 3 maglie alte, un punto alto nell'angolo, quindi nella catenella di separazione che c'era tra le 2 maglie alte del giro sottostante, e poi proseguiamo con le 3 maglie alte. Quindi molto semplicemente andiamo a fare questo tipo di lavoro. E lo facciamo per tutto il giro, sempre quindi muovendoci senza catenelle di separazione tra un gruppo di 3 maglie alte e l'altro, come vedete. Io arrivo all'altro angolo, poi proseguo e ci vediamo per il giro successivo, che ha invece una piccola variazione significativa però. Sempre facciamo le 3 maglie alte, 2 e 3. Una maglia alta nell'angolo, una soltanto, e poi proseguiamo con i gruppi di 3 maglie alte negli spazi sottostanti. Direi che a questo punto è evidente come bisogna proseguire, quindi io vado avanti e ci vediamo alla fine. Siamo arrivati alla fine anche di questo giro color nocciola. Allora, rientriamo sempre nello spazio, facciamo una maglia bassa e 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, e andiamo avanti fino all'angolino. Adesso che cosa succede nell'angolino? Vi faccio vedere. Quindi dobbiamo diminuire ancora per evitare che il pezzo diventi troppo largo, quindi sfarfalli. Quindi facciamo 2 e 3, poi facciamo 1, 2 e 3, e passiamo direttamente all'altro gruppo di maglie alte, quindi senza fare più la maglia alta centrale. Quindi è come se avessimo annullato il nostro centro e l'avessimo sostituito con lo spazio che c'è tra questi due gruppi di 3 maglie alte. Arriviamo all'altro angolo, così vi faccio rivedere. Comunque è abbastanza intuitivo, nel senso che dobbiamo saltare la maglia alta che c'è nel giro sottostante. Saltiamo la maglia alta e io direi che a questo punto vi racconto anche il giro successivo, che è esattamente identico a questo, solo che nello spazio, adesso vi faccio vedere, nello spazio tra i due gruppi di 3 maglie alte che costituiscono il nuovo angolo, ne faccio 2 e 2 intervallate da una catenella. Ve lo farò vedere quando il giro sarà completo. Allora, quindi io entro qui prima della maglia alta solitaria, faccio il mio gruppo di 3 maglie alte, salto la maglia alta solitaria e faccio un altro gruppo di 3 maglie alte. Nel prossimo giro, qua in questo spazio, io dovrò fare 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, e quello sarà il giro conclusivo. Però magari ne faccio un pezzo, poi ve ne faccio vedere un pezzettino insieme. Ecco il pezzo, lo vedete, è diventato talmente grande che non sta più neanche nell'inquadratura, ma ci serve grande perché comunque adesso poi vedrete qual è la finalità. Allora, io ho fatto un pezzettino del nuovo giro. Sono arrivata all'angolo. All'angolo semplicemente vi faccio vedere quello che vi dicevo prima. Faccio 2 maglie alte, 2 maglie alte,
una catenella e due maglie alte e poi proseguo normalmente così come ho fatto per gli altri giri facendo 3 maglie alte negli spazi tra le 3 maglie alte sottostanti. Basta, semplicemente così. Quindi direi che ci vediamo alla fine del giro così cominciamo a fare la bordura. Per fare la bordura io ritorno al mio marrone. Allora, adesso non è più come dire casuale il posizionamento del filo perché mi servirà poi per fare la giuntura tra gli esagoni. Allora, io mi posiziono in un angolo, faccio la mia maglia bassa, dopodiché faccio punto su punto una maglia bassa in tutte le maglie del giro sottostante. Quindi faccio tutto il perimetro di maglie basse. Come vedete, ho preso la codina del lavoro, ecco così vedete meglio. Ho preso la codina del lavoro, così la nascondo e adesso questa parte che c'è la tagliamo via, così non ci intaccia neanche. Vedete? E quindi io vado avanti facendo una maglia bassa per ogni maglia del giro sottostante. Vabbè, sono tutte maglie alte, per cui ovviamente nell'angolo dove c'è la catenella farò anche lì una maglia bassa, ci arriviamo insieme, poi dopo proseguo. Perché questo? Perché poi alla fine questo giro ci servirà per avviare la giuntura degli esagoni. Dobbiamo congiungerli così come abbiamo fatto nel caftano Bodrum. Non so se vi ricordate qual era stata la tecnica utilizzata, ma comunque la rivedremo insieme. Qua c'è un altro punto da prendere. Ok. C'è un altro. Mi raccomando, prendeteli bene i punti perché poi dovranno essere regolari per fare la cucitura, cioè quindi devono corrispondere da una parte e dall'altra, naturalmente. Allora, siamo arrivati all'altro angolo, abbiamo superato l'altro angolo, io ho fatto una catenella, una maglia bassa nella catenella, proseguo e direi che a questo punto ci vediamo alla fine del giro, nonché alla giuntura dei giri, degli esagoni. Allora, scusate, ero partita senza far partire la telecamera. Allora, io ho finito i due pezzi. E adesso devo unirli, quindi metto rovescio contro rovescio e mi posiziono esattamente nell'angolino, quindi nella maglia d'angolo, nella maglia bassa d'angolo di quello anteriore, di quello posteriore, scusate, e prendo la solina più interna e faccio una maglia bassissima. Poi vado avanti e mi sposto nel punto successivo. Nel punto successivo prendo sempre la solina interna e la solina interna e faccio una maglia bassissima. Prendo la solina interna e la solina interna e faccio una maglia bassissima e così vado avanti per tutto il giro fino a qua, per tutto il lato finché non ho raggiunto l'angolo opposto. Questo è il risultato che viene fuori questa treccina che praticamente è quasi invisibile. Allora, questo mi consente ovviamente di fare questo lavoro qua. Adesso vi faccio vedere, ne faccio un altro paio di punti, poi vi faccio vedere cosa dobbiamo fare. Adesso, senza arrivare alla fine, vi faccio vedere. Questo è l'unione dei due pezzi. Io adesso devo unirli tutti e quattro, quindi questo è il davanti del mio corpetto e poi ci sarà il dietro che sarà fatto esattamente nello stesso modo, cioè quindi praticamente tutti e quattro gli esagoni saranno collegati nel modo che vi ho fatto vedere.
Una volta che avrò questo cerchio chiuso, comincerò la lavorazione in tondo. La lavorazione in tondo, allora, nella parte superiore, poi lo vedremo, farò dei giri di punto passo e poi farò le bretelle, quindi attaccherò le bretelle direttamente al lavoro. Nella parte inferiore, invece, farò una lavorazione diversa che poi vedremo quando avrò finito di unire tutti gli esagoni e che mi consentirà appunto di allungare il pezzo per farlo diventare una canotta. Quindi adesso vado avanti con l'unione dei miei esagoni e dopodiché ci vediamo alla fine per proseguire il lavoro con la lavorazione successiva, quindi con la realizzazione della parte inferiore del corpetto. Ah, ecco, un'altra cosa che vi volevo dire, questo pezzo misura, adesso ve lo dico, così unito, circa 43 cm, 43 cm e mezzo, il che significa che questa è una taglia SM scarsa. Se volete farlo più grande, naturalmente vi basta fare un giro in più di esagono, quindi da una parte e dall'altra, considerate che è circa 1 cm, quindi se fate un giro in più sono 4 cm in più, perché sono due da questa parte e due dalla parte esterna. Oppure potete sui lati specialmente, quindi nella parte in cui non si vede, quindi questo è davanti, questo qua è laterale, sulla parte laterale potete fare delle righe di andata e ritorno in modo da allargare il pezzo, perché poi questa cosa non andrà assolutamente a influire sulla lavorazione successiva, in quanto il pezzo sarà lavorato in tondo e questa eventuale aggiunta sarà inglobata all'interno della lavorazione stessa. Quindi non vi preoccupate, comunque poi eventualmente quando poi farò il corpetto, poi vi spiegherò esattamente qual è la logica che ci sta dietro la possibilità di mettere questa aggiuntura. Adesso io vado avanti e ci vediamo per il prossimo step. Eccomi, io sono andata un po' avanti con il progetto, quindi ho unito i quattro esagoni, quindi da un lato li ho uniti, vedete tutti così, sono tutti uniti, e poi adesso sto facendo sulla parte superiore un giro a punto basso. Un giro a punto basso, adesso ne scoccio un pezzettino così vi faccio vedere. Allora, ci sono due punti che dobbiamo tenere presenti, considerate che noi abbiamo una punta dell'esagono e poi abbiamo una parte più corta che quella centrale. Allora noi dobbiamo bilanciare i punti in modo da avere una diminuzione qua per non creare degli sfarfallamenti, quindi saltiamo un punto di base, facciamo così, facciamo questo, saltiamo questo e andiamo al successivo e facciamo un punto, quindi abbiamo eliminato un punto di base. E poi, per evitare che si accartocci, diciamo, la parte della punta, sulla punta andremo a fare invece due maglie nello stesso punto basso del giro sottostante. Adesso vi faccio vedere come. Adesso arriviamo pian piano alla parte centrale del nostro esagono. E quando arriviamo alla parte centrale del nostro esagono, facciamo sulla sommità, vedete, l'avevo fatto anche sotto, quindi adesso qua faccio uno. Qua ne faccio 1 e 2, quindi così io praticamente evito che qua si venga a creare un avvallamento, perché è la parte più alta, più diciamo più estromessa, e quindi più estromessa, insomma, non è il termine adatto, più esterna, ecco, più esterna. E quindi andiamo a fare un bilanciamento, togliamo una maglia dove è più basso e una maglia dove è più sporgente, l'aggiungiamo. Quindi proseguiamo fino alla fine del giro. Io ho fatto due giri di punto basso, sempre con questo stesso criterio. Appena arriviamo alla fine del giro, io staccherò il filo e inizieremo a fare la lavorazione dall'altra parte. Poi penseremo alle bretelle, perché questo è un top tipo canottiera. Allora, stiamo arrivando,
Mi limiterò a fare questi due giri. Mi sembrano già abbastanza rifiniti. Anche perché questa è la parte superiore, quindi rimane così. Invece nella parte inferiore andremo a fare una lavorazione diversa, che adesso vediamo. Ci congiungiamo qua con un punto bassissimo e quindi sostanzialmente chiudiamo. C'è un altro punto bassissimo. Taglio filo con le forbici. Sfilo. E giriamo il nostro lavoro. Giriamo il nostro lavoro, partiamo con il solito cappietto. Adesso da questa parte io farò dei punti alti anziché dei punti bassi, perché qua dobbiamo fare tutta la gonnellina. Non parto da questo perché è quello centrale che vi dicevo che salterò. Parto da quello successivo, faccio una maglia bassa e poi faccio una e due catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e continuo così. Fino ad arrivare al centro del nostro esagono. Qua vedrete che sarà un po' più evidente la cosa perché chiaramente abbiamo il punto alto che è più consistente rispetto al punto basso. Il punto basso diciamo che rende poco l'idea, invece il punto alto la rende molto meglio. Quindi facciamo qua, siamo arrivati quasi alla sommità. Allora facciamo questo punto, dopodiché facciamo in questi due punti centrali facciamo una maglia alta, una catenella e una maglia alta nella maglia successiva. Ricordiamoci di farlo nella maglia successiva perché noi dobbiamo mettere soltanto un punto, che è quello che andiamo a eliminare nella parte bassa, quindi per non avere sbilanciamenti. Quindi proseguiamo. Fino ad arrivare alla parte più rientrata del nostro esagono. Arriviamo alla parte più rientrata e saltiamo appunto una maglia di base, una delle maglie che è quella che io ho usato per fare la giuntura. Quindi adesso ci arriviamo. Poi adesso dobbiamo controllare, quindi questa è quella che ho usato per fare la giuntura, quindi io mi ricongiungo, intanto faccio questa e mi ricongiungo a questa qua. Ecco vuol sapere di entrare. E quindi ho saltato una maglia di base. Beh, in realtà mi sembra che ne ho saltate due, una e due. Sì, due, quindi devo rientrare qua. Scusate, ma lo sto facendo insieme a voi, quindi sto vedendo adesso che ho saltato la prima maglia. Ok, adesso ho recuperato, facciamo la seconda, così. E andiamo avanti e rifacciamo poi tutto per tutti e quattro gli esagoni. Poi ci rivediamo per il secondo giro.
Allora, finito il primo giro, mi sono ricongiunta alla terza catenella d'inizio. A questo punto però dobbiamo fare un lavoro di tipo diverso, perché io dovrò aumentare 2 punti al centro e quindi ne dovrò diminuire 2 ai lati. Come faccio a diminuirli? Allora, faccio 2 catenelle anziché 3 e poi faccio un punto alto nel punto successivo. Quindi questo significa che io ho fatto 2 punti in uno solo. Aspettate che lo rifaccio perché ero fuori dall'inquadratura. Allora, quindi ho fatto la maglia bassissima, dopodiché rientro e faccio una catenella. Nel punto successivo faccio una maglia alta. Significa che io ho sostanzialmente fuso queste 2 maglie alte. Quindi questa iniziale sostituisce 2 maglie alte ed è una maglia alta unica. Quindi vado avanti. Dobbiamo arrivare all'altro rientranza, perché vi devo far vedere tutto il processo, perché noi aumenteremo 2 e diminuiremo 2. Quindi adesso noi arriviamo alla catenella che avevamo fatto nel giro precedente e rifacciamo esattamente la stessa cosa, il che significa che aumentiamo di 2. E quindi dobbiamo diminuire di 2. Quindi per diminuire di 2 dobbiamo eliminare 2 punti alti nella parte rientrante dell'esagono. Ecco, qua non c'era niente di significativo, mi ero spostata un po' dall'inquadratura, però comunque non vi siete persi niente perché erano semplicemente dei punti alti. Allora, qua io sono arrivata alla mia catenella, quindi faccio una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Quindi, considerato che avrei dovuto fare una sola maglia alta, avendo fatto una maglia alta, una catenella e una maglia alta, ho naturalmente aumentato di 2. Per il resto proseguo esattamente co come prima, quindi faccio i miei punti alti fino ad arrivare alla parte rientrante. E adesso nella parte rientrante, e sarà anche molto più facile individuare i punti perché già ce li abbiamo di base, li abbiamo già fatti, quindi dobbiamo semplicemente rintracciarli e... Scusate, c'era la lampada che mi dava fastidio, adesso credo che l'inquadratura sia perfetta. Ecco, vi rifaccio vedere la sommità, che è questa, poi proseguiamo fino ad arrivare parte rientrante, come vi dicevo, che è questa qua. Adesso ci arriviamo. Piano piano ci arriviamo. Poi praticamente il lavoro prosegue tutto nello stesso modo, quindi questo secondo giro è da ripetere fino alla lunghezza desiderata, sia in un colore unico, sia eventualmente alternando i colori ogni 3-4 righe, così come ho fatto nella parte dell'esagono. Quindi poi lo deciderete voi, ma lo deciderò anch'io perché, come sapete, io le cose poi le decido cammin facendo. E lo vedremo insieme alla fine del lavoro. Quindi io ho adesso qua, vedete, le ultime 2 maglie e le prime 2 maglie. Cosa faccio? Prendo la prima maglia, faccio un punto alto ma non lo chiudo, la seconda maglia faccio un punto alto ma non lo chiudo, chiudo insieme e quindi sostituisco le 2 maglie alte con una maglia alta sola. Qua faccio la stessa cosa, una maglia alta, 2 maglie alte, le chiudo insieme. E così ho ridotto le mie 2 maglie, quelle che ho aumentato nella sommità. Vado avanti così per tutto il giro, ricordandomi che alla fine del giro le ultime 2 maglie dovranno essere chiuse insieme. E per ricominciare farò esattamente la stessa cosa che ho fatto all'inizio di questo giro.
Quindi, anziché fare le 3 catenelle che sostituiscono la maglia, la prima maglia alta ne faccio soltanto due, poi faccio la maglia alta successiva e quando ricomincio, quindi quando mi aggancio all'occhiellino della maglia alta, quindi non alla terza catenella come facciamo di solito quando facciamo i giri con le maglie normali. Vedete? Questo è il risultato e così andrò avanti fino alla fine del mio pezzo. Come vi dicevo, potete o continuare con un colore solo, così come in questo momento sto facendo, ma credo che non mi fermerò a un colore solo, oppure potete alternare i colori a vostro piacimento, quindi o seguire lo schema degli esagoni, quindi fare 3 righe per colore, riprendendo anche l'ordine che avete utilizzato negli esagoni, oppure alternarli a vostro piacimento in base anche a quello che avete come disponibilità del colore, perché comunque io ho visto che si è consumato tantissimo di questo nocciola, quindi ce ne sono voluti 2 gomitoli e uno è rimasto quasi intero perché chiaramente poi insomma avevo finito il lavoro. Ma di rosa se ne è consumato pochissimo, il panna se ne è consumato di più, quindi magari ho più disponibilità di rosa e questo nocciola perché ne ho 2 gomitoli del nocciola, ne avevo 2 gomitoli del nocciola e uno di rosa che ne ho usato pochissimo. Del marrone ovviamente ne sto usando parecchio, ma ne ho ancora eventualmente da utilizzare, per cui li alternerò in base anche alla disponibilità e al gusto mio del momento. Quando andrò avanti nel lavoro, poi vedrò cosa mi ispira di più. Quindi io adesso direi di proseguire autonomamente e ci vediamo poi alla fine della parte bassa del corpetto per farvi vedere come realizzare le bretelle. Siamo pronti per realizzare le nostre bretelline. Le bretelline io le faccio adesso in un modo che siano staccabili ed eventualmente anche incrociabili. Poi la misura ovviamente dipenderà da quello che vi serve. Io ho avviato 65 catenelle e ho fatto 67 catenelle, scusate, ho fatto 65 maglie alte. Quindi sono partita dalla terza catenella e ho fatto 65 maglie alte. Quando sono arrivata all'ultimo punto, nello stesso punto ho fatto altre 3 maglie alte per fare l'angolo praticamente, quindi 1, 2 e 3. A questo punto vado dall'altra parte della mia catenella e ricomincio a fare i miei punti alti punto su punto in ognuna delle asoline che mi si presentano. La prima è sempre un po' complicata, ecco qua, ecco così. Quindi in ogni asolina che mi si presenta io farò un punto alto fino ad arrivare alla fine del giro. Alla fine del giro farò esattamente la stessa cosa che ho fatto di qua, quindi nell'ultimo punto farò 3 punti alti in più, quindi 1 più altri 3, 4 punti alti. Adesso facciamo qualche altro punto insieme, prendiamo l'asolina, così il lavoro viene così, vedete? Praticamente è un giro di andata e ritorno, ma sopra e sotto la catenella, perché io voglio questo tipo di lavoro che abbia una struttura centrale. Allora, facciamo prendiamo la solina, ecco qua, così. No, non va bene così. Eccola, prendiamola da qua, ecco adesso ci siamo, prendiamo la solina e la prendiamo qui, ecco, la solina la prendiamo qui, ecco adesso ci siamo. Quindi io vado alla fine del giro e poi farò un giro di punti bassi, ma devo fare anche delle asole che poi vedrete. Adesso io finisco il giro, quando avrò finito il giro poi ci rivediamo. Allora, io sono andata avanti perché vedere me che faccio un giro di punto basso, diciamo che non fa una grande differenza. Allora, quando io poi ho ricominciato il giro, quindi sono partita dalla terza catenella di avvio, mi sono unita al giro precedente all'inizio del giro e poi con una catenella mi sono alzata e ho fatto un giro di punto basso. Adesso sono arrivata al centro dell'altra parte e al centro di quest'altra parte io devo fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 e 12. Questo costituisce la mia asola e rientro esattamente nell'ultimo punto dove sono andata, sempre con un punto basso. Vedete? E si forma questa asolina. Eccomi qua, scusate. Allora, e si forma questa asolina. Questa asolina praticamente mi serve poi per far passare il bottoncino. Quindi io poi proseguo normalmente dall'altra parte con il punto basso. Dall'altra parte, quindi alla fine di questa bretellina qui, dovrò fare la stessa cosa, quindi dovrò fare un'altra solina come questa, perché mi servirà poi per fare passare tutti e due i bottoni. Uno andrà agganciato davanti e uno andrà agganciato dietro. Quindi io vado avanti con i miei punti bassi, sempre punto su punto, fino ad arrivare alla fine dell'altra. Di questa metà, quindi di questa metà, facendo un'altra asolina in cui puoi far passare il bottone. Quindi io adesso vado fino alla fine, dopodiché vedrete la bretellina finita e io poi cucirò i bottoni, magari uno lo cuciamo insieme, e dopodiché praticamente le nostre bretelline saranno completate. Ovviamente ne fate due, la misura, come vi dicevo, dipende dalla vostra spalla, quindi voi prendete la misura e in base alla misura che avete fate la lunghezza. Io vi ho detto, ho avviato 65 catenelle con il 3,5. Ecco, mi sono dimenticata di dirvi che questa lavorazione io l'ho fatta con l'uncinetto del 3,5, anche per avere una lavorazione un po' più consistente. Va bene, io proseguo. Vedete, questo diciamo è il risultato, questa è una metà della bretellina che vedete, l'altra metà sarà perfettamente identica, poi qua andremo ad applicare i bottoni e dopodiché le metteremo in sede nel top. Ci vediamo alla fine. Io ho finito la mia bretellina, eccola qua. Adesso a questo punto prendo l'ago da cucito, mi posiziono qui, quindi quasi alla fine. Faccio un punto con il nodino sotto in modo che il filo si fermi, così, dopodiché attacco il bottone lo posiziono praticamente quasi sulla punta della mia bretellina. Ecco qua. Faccio passare il filo diverse volte perché poi deve reggere tutto il corpetto e quindi chiaramente deve essere posizionato in maniera sicura. Faccio la mia bella crocina. Avrete visto che questa bretellina ha un dritto a rovescio, ovviamente io mi devo posizionare sul dritto per cucire il bottone, perché poi il bottone è a vista. Di queste chiaramente ne devo fare due, quindi ricapitolando, ho avviato 65 catenelle con l'uncinetto del 3,5, mentre il resto del mio corpetto io l'ho lavorato con il 4. Mi posiziono sul retro e attacco un bottone così come si fa normalmente con i bottoni e faccio esattamente la stessa cosa dall'altra parte. Poi vi faccio vedere, una volta che avrò fatto anche l'altro, vi faccio vedere come si aggancia al corpetto. Quindi adesso attacco l'altro bottone, vedete, questo qua è già attaccato così. Poi io lo farò passare, vi farò vedere dove e poi metterò la solina intorno. Ci vediamo quando avrò finito. Eccoci qua. Allora, abbiamo fatto abbiamo messo la nostra solina. Adesso vi faccio vedere come si mette. Si mette così. Allora, la sgancio. Vedete che qua c'è questo buchino. Diciamo che alla sommità dell'esagono di uno degli esagoni, di uno dei quattro esagoni, io ho questo buchino che è dato dalla lavorazione dell'esagono stesso. Quindi in questo angolo io faccio passare la solina, dopodiché tengo il bottoncino sul davanti, la parte anteriore, e lo aggancio con la mia solina.
Questo lo faccio per tutti e quattro i lati. Abbiamo detto che io ho due bretelline che si agganciano da una parte e dall'altra e quindi posso agganciarli ai quattro esagoni, quindi quattro esagoni, quattro punte, due bretelline con due bottoni ciascuna. Allora, ricapitolando, io ho fatto questi quattro esagoni che abbiamo visto insieme, poi ho iniziato a fare la parte del corpetto con una parte piena in cui ho attuato della compensazione. Allora, ho aumentato di 2 punti sulla punta più avanzata dell'esagono e poi ho diminuito nella parte più ritirata. Quindi ho compensato i 2 aumenti con 2 diminuzioni nella parte, diciamo, più rientrata dell'esagono. Questa cosa l'ho fatta per 3 giri, che ho fatto a punto alto. Poi ho proseguito facendo alternando un giro di punto alto e un giro di maglia altissima intervallato da una catenella. In questo caso qui cosa ho fatto? Ho fatto le compensazioni nei primi 2 giri, mentre il terzo giro l'ho lavorato esattamente come veniva. Quindi in questo caso ho fatto 8 aumenti nel terzo giro, 8 ripetuto per 7 volte sono 56 aumenti, quindi alla fine la mia maglia risulterà più larga sul fondo di 56 maglie, perché io ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cambi colore e quindi 8 per 7 56. Potete andare anche giù dritti continuando questa lavorazione, potete utilizzare questa lavorazione attuando la compensazione in tutti i giri se la volete più aderente. Siccome io comunque sono un soggetto curvy, ho preferito allargarlo sui fianchi in modo che venisse appunto che non sottolineasse la curva dei fianchi e anche un po' di pancetta. In questo caso qua diciamo che giocano a nostro favore sia l'allargamento un po' scampanato del capo, sia anche questa riga, vedete questa riga che punta verso il basso, che anche questa ha un effetto ottico molto snellente ed è molto piacevole da vedere. Vedrete poi quando la indosserà il manichino che vi piacerà. Allora, ricapitolando, ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 cambi colore seguendo la sequenza dei colori dell'esagono, ma potete anche farla casualmente, potete farlo tutto di un unico colore, potete procedere come meglio preferite. Facendo 2 giri con compensazione, quindi da 2 aumenti al centro, 2 diminuzioni ai lati e uno con i 2 aumenti senza compensazione. E la stessa cosa ho fatto negli altri colori, quindi ho fatto qua, l'ho 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 fatto qua e l'ho fatto qua, l'ho fatto per 7 volte, aumentando di fatto di 56 maglie. Allora, un'altra cosa che volevo dirvi è che questo capo, quando l'ho visto indossato dal manichino, mi è venuta voglia di farlo diventare un vestitino. Non escludo che possa farlo, magari lo farò in un altro colore. Quindi, per farlo diventare un vestitino, semplicemente andate avanti. Magari nel prosieguo del lavoro, anziché aumentare ogni 3 giri per evitare che venga troppo largo sotto, aumentate ogni 6, quindi fate la compensazione su 3 giri. E sugli altri 3 giri lo fate solo su 2 e sulla terza aumentate, in modo che comunque non si allarghi troppo sul fondo e non diventi troppo pesante. Questo è un capo che potete indossare tutta l'estate, la potete indossare come copricostume per la piscina, lo potete indossare la sera con qualcosa di coprente sotto, lo potete indossare anche di mattina per andare a fare la spesa, perché comunque le bretelline sono larghe, eventualmente potete mettere anche il reggiseno, volendo se riuscite, con il reggiseno a fascia. È un capo molto versatile, molto carino, la possibilità di sganciare le bretelline vi dà appunto la possibilità di incrociarle davanti o dietro. E poi per quanto riguarda la lunghezza vi regolerete voi, ma come vi ho detto io ho preso la lunghezza per tenerle dritte così, ma potete farle anche un po' più lunghe. E basta, diciamo che a questo punto credo di avervi detto tutto. L'unica cosa che vi dico è che se questo progetto vi è piaciuto vi direi di iscrivervi al canale. Se non l'avete già fatto, in modo da non perdere tutti i prossimi aggiornamenti, e mi auguro che realizzerete questo capo, che vi divertirete e che soprattutto lo sfoggerete con orgoglio, essendo un capo particolarissimo e unico nel suo genere. Vi ringrazio per avermi seguito, vi auguro buon lavoro e a presto!